donna in compagnia del palazzo laboratorio che è una vicina che salirà sul palco tra poco delle officine Cantello. Allora management, noi già sappiamo insomma com'è nata la band, com'è nato il nome, eccetera. Ci concentriamo adesso su una particolare parola, ovvero dolore. Cosa per te il dolore e quanto vi ha ispirato? Domanda, no? Ma guarda, prima parlavamo in futuro di una cosa personale che qui adesso non dico, però io penso principalmente che il dolore più grande sia quello di non riuscire a fare le cose che uno ama. Ma poi il dolore fisico prima o poi passa, perché come dicevano gli antichi greci, se è sopportabile passa, se non è sopportabile o vai di testa o muori, insomma, quindi poi non è un grosso problema. E io penso che il dolore più insopportabile sia quello di non riuscire a fare le cose che uno ama, di non riuscire a essere se stessi, perché comunque questa vita, soprattutto nella società moderna, ti obbliga a fare delle scelte. Non siamo così liberi come crediamo, forse siamo meno liberi. Abbiamo le persone, le cose contro cui dobbiamo combattere sono virtuali, non le riconosci nemmeno. È difficilissimo secondo me, o perlomeno per me, essere felici. Se non sei felice soffri, se soffri provi dolore. E per me il dolore più grande è quello psicologico, è quello emotivo, mettiamola così. Allora, avete dichiarato che il vostro ultimo album, I Love You, racchiude un significato dell'amore senza però mai parlare d'amore. Quindi ci siamo chieste come mai non volete parlare d'amore? Questa domanda è molto semplice. La risposta alla fine è sempre la stessa alle nostre... Cioè, per le domande abbiamo sempre la stessa risposta. Ci gira attorno. L'amore... Allora, una parola, no? Nella sua etimologia, ovunque nella storia del pensiero dell'umanità, c'ha degli sviluppi. E quando noi pensiamo all'amore, adesso dobbiamo essere sinceri, pensiamo a una coppia che si ama. Io sto con te, amo te, punto. Cioè, tu ami me, quello è l'amore. A me questo mi sembra una cazzata, che poi alla fine ci giuriamo amore eterno davanti alla chiesa, davanti al crocifisso, e ti amerò per sempre finché morto ci separi. Poi giustamente le persone si lasciano dopo un po' se stanno male o se si annoiano, capito? Ma mi sembra normale, cioè quest'idea che abbiamo dell'amore mi sembra banale. Quindi ritorniamo alla risposta che abbiamo dato prima. Al contrario, però, mi avete chiesto cos'è il dolore. Allora, se devo dire cos'è l'amore, è quando uno cerca se stesso in ogni momento della propria vita, fa quello che ritiene opportuno per essere felice in quel momento, perché noi crediamo anche alla felicità, diamo un concetto un po' del cazzo, perché crediamo che la felicità è una cosa standard, no? Ferma. Io sono felice se. No, io sono felice oggi, questo mese qua, dicembre 2015, perché sono così. Ma io la settimana prossima molto probabilmente sarò un'altra persona e sarò felice per altri motivi. Cioè, quindi secondo me un'ipotesi di felicità, un prototipo di felicità sta nel cambiamento continuo, quindi se io ogni giorno amo qualcosa la devo ricercare. Ogni giorno posso amare una donna diversa o un uomo diverso, o posso amare una causa per sposarla, si può anche sposare una causa, non solo le persone, no? Una battaglia, una lotta. Più o meno è così, per me, sempre per me. Sempre a proposito di amore, parliamo di un brano particolare, Il mio giovane libero amore. Fate riferimento sicuramente ad Avete Ricevuto Ferrari, che è il tono della mia giovinezza, conosciuto con lo pseudonimo di Renzo Novatore, scritto nel 1921, quindi voi siete stati abili a ripescarlo, a riprenderlo nel 2015. A quanto pare le cose non sono cambiate, quindi tutto sommato avete scelto di riportarlo proprio per rimarcare questo tipo di discorso, per rimarcare il fatto che le cose non cambiano per le donne. Sì, adesso dirò una cosa impopolare, ma per le stesse donne in Italia o in certe parti dell'Italia questa idea di libertà è un po' un'idea di troiame, capito?
sono stato anche criticato, no? Una mi fa, ma questa è un'idea delle donne molto maschilista, no? Perché secondo te per essere donne dobbiamo scopare, ma la canzone non dice che... È un amore per te stesso. Innanzitutto parla esatto di un amore per se stesso, perché parliamo di un anarchico che ha scritto questa cosa, che tra l'altro era un anarchico individualista, che è un'altra cosa ancora, però vabbè. C'è una ricerca, appunto, per il discorso di prima, mentre l'ho detto che le risposte sono tutte uguali, la ricerca di se stessi all'infinito, cioè di ciò che ci rende unici, di ciò che ci rende irripetibili, no? In questa società qua noi dobbiamo fare alcune cose per essere accettati, e quindi in ogni cultura, se non vuoi essere considerata una troia, piuttosto che una poca di buono, poco di buono, piuttosto che una suora, devi fare delle cose. Probabilmente tra 10 anni che scoperai tutti i giorni per non farti dire dalle tue amiche che sei noioso, capito? Tu devi fare quello che fa, non parliamo di scopare, altrimenti. Questa è una cosa che diceva anche Che Guevara, diceva in una rivoluzione o vinci o muori, che a metà scende a compromessi, per scendere a compromessi vincono sempre i potenti, vince sempre la cultura dominante, e noi non ci sentiamo rivoluzionari, noi facciamo il possibile. Di solito chi si mette a fare musica è perché non ha le palle di fare altro, capito? Allora fare una canzone tra le tante cose è la cosa più difficile, però bisogna anche metterci la faccia, quindi anche quello è difficile, dai, un po', almeno questo. Per qualcosa, mi commuovo con chi dà tutto, soprattutto la vita, infatti io dei vari eroi contemporanei, Gandhi, Martin Luther King, Che Guevara, tutti gli altri, a me mi fanno impazzire tutti, ma semplicemente perché quando uno si concede così tanto, per me è sempre una cosa magica, poetica, per me la poesia si può scrivere solo con la propria vita, poi con la penna è facile sparare cazzate. E tutto qua, io mi commuovo principalmente con chi non scende mai a compromessi, e anche sbagliando, perché a volte gli errori sono le cose più belle, con chi decide che ritorniamo sempre alla stessa risposta, con chi decide che ha una sola ragione di vita, è inseguire i propri sogni e le proprie idee. Poi c'è anche chi le insegue, quelle sbagliate, però... Però almeno. Ok. Allora, è nata, diciamo, un background di contestazione sociale con il singolo Via del 4, in collaborazione con i 99 Pop. Ecco, com'è nato? Chi è che si è lamentato? No, pensavo che avevano contestato gli altri. No, ma com'è nata questa collaborazione? Allora, ieri abbiamo festeggiato la vittoria contro le grandi aziende del petrolio che volevano petrolificare, quello che volete voi, tutto l'Adriatico, tutta la cosa. Fortunatamente dopo una serie di manifestazioni non violente,
concerti, tutto il resto, polemiche, eccetera, eccetera. Finalmente il governo si è reso conto che non stavamo scherzando e quindi ha vietato la costruzione di queste piattaforme. E quindi siamo contenti. È nata questa canzone, come tante altre, per lottare quanto più si poteva contro quest'idea malsana di far arricchire poche persone rovinando un'intera costa, fino anche alla Puglia, Fortunatamente abbiamo vinto, quindi oggi siamo contenti. Ok, ultima domanda: dove pensate di essere arrivati e dove potreste arrivare? Dopo il vino. Abbiamo sempre dato il massimo, no? Non so se siamo arrivati al massimo, perché poi non dipende sempre da te. Secondo me, sicuramente noi abbiamo dei falsi modelli. Io non credo che le persone o i gruppi, per essere felici, per ritenersi soddisfatti, devono per forza arrivare a riempire uno stadio o a stare sui libri di storia. Io credo che noi siamo delle persone, ogni persona ha i suoi difetti, i suoi pregi, c'è un sacco di... la fortuna conta molto anche essere dei figli di puttana, e noi non siamo affatto dei figli di puttana, quindi non lo so, io non lo so dove arriveremo, però spero che per arrivarci non dobbiamo leccare il culo a nessuno. Wow.